problema del commercio di importanti tesori archeologici di Cipro non è una novità. L'indifferenza dei conquistatori ottomani, la condizione di povertà in cui versava la popolazione e l'inesistenza di apposite leggi in vigore prima del dominio britannico hanno permesso a molti cacciatori di tesori e saccheggiatori di tombe di accumulare tesori archeologici di valore inestimabile e di venderli ai vari musei di tutto il mondo. Il commercio selvaggio di antichità che si è svolto in quegli anni lontani non è lontanamente paragonabile alla distruzione delle testimonianze culturali che ha avuto inizio con l'invasione dell'esercito turco del 1974. Da quella data, la distruzione del traffico di antichità cipriote si sono svolte in maniera organizzata ed hanno assunto dimensioni considerevoli. L'esercito turco e le autorità di occupazione hanno tollerato, ed in alcuni casi anche facilitato, questo saccheggio pur di ottenere vantaggi sul piano finanziario. Molti oggetti conservati nei musei o che facevano parte di collezioni private sono stati esportati illegalmente ed hanno invaso i mercati europei. Quei siti archeologici che sono stati risparmiati dal saccheggio sono stati lasciati esposti alle intemperie della natura e all'incuria del tempo. Chi può vantare legalmente dei diritti su questi monumenti si ritrova impotente poiché si scontra con una potenza occupante che non solo mostra scarso rispetto per le testimonianze dell'antichità, ma, al contrario, cerca di ottenere vantaggi economici vendendole all'estero. Le antichità rubate di Cipro hanno infatti inondato i mercati di tutto il mondo. La civiltà di Cipro si sta letteralmente vendendo pezzo per pezzo. Le forze di occupazione hanno indirizzato gran parte del loro furore contro le chiese, che sono state spogliate dei loro ornamenti. Icone in legno, oggetti, vesti ed arredi sacri, copie preziose del Vangelo, hanno preso la strada verso le case d'asta europee. Molte chiese, dopo essere state spogliate, sono state trasformate in caserme, in stalle, in bagni o in centri di ritrovo. Altre sono state distrutte o trasformate in moschee. La stampa turco-cipriota ha dedicato ampi servizi a questi atti di vandalismo. La piccola chiesa di Agios Efimianos del XIII secolo si trova a pochi chilometri dal villaggio occupato di Lissi e ad una campata a croce greca con cupola centrale. Le pareti interne erano decorate con eccezionali affreschi del XIII secolo. Dopo l'invasione, il trafficante turco Aydin Dikman ha distaccato gli affreschi dal muro e li ha venduti ad una famiglia di collezionisti americani residenti a Houston, in Texas. Aydin Dikman era uno dei più grandi trafficanti internazionali. Ha operato con la connivenza dell'amministrazione turco-cipriota e delle forze armate turche ed è riuscito a distaccare preziosi affreschi dalle pareti di altre chiese e monasteri per venderli all'estero. Nel corso dell'operazione di distacco, un certo numero di affreschi è andato distrutto. Uno dei primi monumenti presi di mira è stato il monastero di Antifonitis. Le pareti interne della chiesa erano decorate con affreschi di ottima qualità del XII e del XV secolo. Dopo il 1974, i turchi hanno smontato l'iconostasi e venduto le icone oltre che la porta centrale ed altri oggetti facilmente trasportabili. La maggior parte delle chiese nella parte occupata ha subito lo stesso trattamento. La chiesa della Vergine a Kanakaria è stata eretta sulle rovine di una basilica del V secolo, distrutta con molta probabilità durante il periodo delle razzie saracene. Di quella basilica si salva solo l'abside sopra il tabernacolo. Attorno è stata costruita la nuova chiesa, una basilica con cupola centrale. L'abside era decorata con mosaici del VI secolo. Raffiguravano la Vergine con Gesù tra le braccia, circondati da arcangeli e dai santi. Quattro loro parti furono vendute ad un gallerista di Indianapolis, negli Stati Uniti.
Dopo una lunga battaglia legale presso le corti americane, i mosaici furono infine restituiti al legittimo proprietario, la Chiesa di Cipro. In una località isolata, sopra le montagne di Pentedactylos, si trova il monastero della Vergine Absintiotissa, che, amministrativamente, appartiene al Patriarcato Ortodosso di Gerusalemme. Il monastero fu eretto nell'XI secolo e, secondo fonti medievali, fu un importante santuario cristiano. La chiesa, unico edificio di culto in forma esagonale di tutta l'isola, fu restaurata dalla fondazione Anastasios Leventis, che ha anche iniziato il recupero di quello che è rimasto degli affreschi del XII secolo. Il resto degli affreschi è stato rubato o distrutto. La chiesa della Vergine Pergaminiotissa, vicino al villaggio occupato di Acantù, è stata edificata nell'XI secolo e una basilica a croce inscritta con cupola, eretta sul rudere di una precedente basilica, forse del VI secolo. Ora il regime di occupazione ha murato l'ingresso della chiesa e nessuno può accedervi. L'interno della chiesa è stato completamente devastato. Importanti affreschi del XII secolo furono distaccati per essere venduti al mercato internazionale dell'arte. Il traffico illegale di antichità e la distruzione dei monumenti archeologici hanno alterato l'eredità culturale dei territori occupati. L'eredità culturale di Cipro fa parte del patrimonio culturale di tutta l'umanità. Una parte consistente di questa ricchezza è stata perduta per sempre. C'è un tempio che si erge tra le rovine, eretto da mani dimenticate da lungo tempo. Due o tre colonne e tante pietre, marmo e granito coperti da erbacce. Oh tempo onnivoro, non lascerai traccia delle cose che saranno e delle cose che furono. Però ne lascerai abbastanza del passato, perché il futuro pianga per quanto è stato e per quanto vi sarà. Quanto visto da noi sarà visto dai nostri figli. Resti di cose passate via, pietre che furono costruite da creature d'argilla.